Thomas Werner è medaglia di bronzo con 222,60. Dunque sul podio Laurent Amodio senza quadruplo, e lui a salire sul gradino più alto del podio, e lui a vincere la medaglia d'oro a 20 anni al suo primo europeo. Guardate la gioia di Laurent Amodio, questo ragazzo di origini brasiliane, nato in Brasile, che vive in Francia, abbraccia Nikolaj Morozov, l'artefice di questo successo, ha cambiato allenatore quest'anno, ha veramente puntato su Nikolaj Morozov, ha fatto durissimi allenamenti, lo ha detto: io ho lavorato tantissimo in allenamento, mi merito davvero di essere primo dopo lo short, e oggi è arrivato primo anche dopo il programma lungo, che lo vede terzo come free skating, perché il primo programma libero è quello di Brian Joubert, e bisogna dirlo, questo un po' ci meraviglia. Guardate la delusione di Thomas Werner, che anche lui ha cambiato allenatore quest'anno, lo vediamo proprio a fianco con Bob Emerson. Ed eccola allora la classifica finale: Laurent Amodio 226,86, Brian Joubert 223,01, Thomas Werner 222,60. Un sesto posto dunque per Samuel Contesti, Paolo Bacchini dodicesimo. Paolo, un commento finale. Beh, io ero partito nel 2005, che ero 32esimo a un campionato europeo, arrivo dodicesimo adesso, quindi sono felicissimo, sono entrato nei primi 12 in Europa e adesso inizia il lavoro davvero duro. Franca, un bel campionato, possiamo essere contenti, alla fine abbiamo portato a casa la medaglia d'argento di Carolina, gli altri atleti nostri si sono tutti distinti e comportati più che bene, direi, abbiamo atleti intorno al quinto, sesto, tanti dalla coppia d'artistico, Stefania e Ondre, al Samuel Contesti, a Faiella Scali, ma abbiamo anche le altre giovani leve che stanno crescendo, che si sono tutte piazzate bene con onore nella parte alta della classifica, quindi direi un buon bilancio tutto sommato. Allora, noi poi domani seguiremo ancora il campionato europeo per la sua fase, ovviamente la fase finale ovviamente di questo campionato, con il galà. Oramai le medaglie sono assegnate, ci si diverte, e domani sarà proprio l'occasione, Franca, per fare il punto su come è andato anche il campionato europeo per gli azzurri. Allora andiamo proprio ad ascoltare allora l'intervista finale per Amodio. Urla talmente tanto, non si riescono a capire le sue parole, è solo di una felicità immensa, ci sembra di capire. Bravo a Brian e a Nathalie e Fabian, e vive la France, e merci a tous! Naturalmente adesso sta dicendo vive la France, sta esaltando i suoi tifosi, ma è difficilissimo capirlo. What were your emotions during your program? It was amazing. That I just want to say thank you to all of you, because during my program it was like amazing, and I'm so happy, and thank you so much. È stato meraviglioso, la Delia ha chiesto quali sono state le tue emozioni, è stato bellissimo, grazie al pubblico che mi ha seguito e mi ha incitato, è fantastico. E vive la France! E vive la France, che ha messo allora due francesi sul podio, Laurent Amodio, Brian Joubert e Thomas Werner della Repubblica Ceca. E terzo. A tutti voi, grazie per averci seguito. L'appuntamento è domani alle 17 su Rai Sport 2 per seguire insieme il galà. Grazie a Paolo Bacchini, grazie a Franca Bianconi e grazie anche a Fabrizio Pedrazzini, che è stato il nostro commentatore tecnico in questi giorni, insieme a Franca Bianconi, Giorgio Sgarbi per l'assistenza e la collaborazione, e a tutti voi, davvero a tutti voi, per averci seguito. Buonanotte. A domani.